vedo bene questo, sì, non è un grosso problema anche da lontano, no? Eh? Allora, c'è l'asso di fiori, il 3 di fiori e il 2 di fiori, è quello che si vedono bene, sì, l'asso, il 3 di fiori, si vede bene, sì, anche da lontano, il 3 di fiori e il 2. Credo che si sia già capito che si tratta del gioco delle tre carte, no? Fatto con le carte un po' grosse, però vabbè. Allora, vediamo un po' come si procede. Dunque, si mescolano un pochino, così, eh? Allora, l'asso di fiori è la carta vincente. Ok? Si vede bene, eh? Allora, si prende l'asso di fiori, che è la carta più esterna, e si appoggia qua. Mi rimane il 3 e il 2. Il 3 si mette da quest'altra parte, così. Ovviamente mi rimane il 2. Bene, ora non sono ancora state mescolate, giusto? Quindi puntare adesso sarebbe abbastanza semplice, no? Adesso si ricorda dove è l'asso? Sì. Sì, veramente. Aspetta, che parte è? La diede. Qua. Sicuro? No, deve stare attento. L'asso qua, eh? Eh no, bisogna stare attenti, è fin dall'inizio. Allora, ancora. Mescoliamo così. Mescoliamo bene, ancora. Credo che si veda bene. L'asso 3 e 2, sì? Allora si prende l'asso, che è la carta più esterna, eh? Sì. L'asso, prende l'asso e si mette al tavolo, così, eh? Chiaro, no? Non fa? Ma voglio dire, è veramente l'asso, eh? È chiaro, sì, no, ok. Non voglio che pensate che mi sto imbrogliando, assolutamente, non mi permetterei mai. Allora, con calma, riproviamo. L'asso, 3 e 2, sì? Allora, come prima si prende l'asso e si appoggia, ok? L'asso, mi rimangono il 3 e il 2. Ha dei dubbi che ci sia? No. Non ha dubbi, no. Invece dovrebbe averli, perché guarda...